Eccoci tornati nuovamente in diretta con il nostro live special. Ora parliamo di sicurezza sul lavoro che continua a essere un triste fenomeno per il nostro territorio, ma in generale per il nostro paese. Per questo siamo in collegamento con Angelo Casorelli, segretario generale della FILCA CISL Basilicata, che ringrazio e saluto. Buongiorno segretario. Buongiorno a voi, buongiorno in studio e ai vostri telespettatori. Buongiorno a tutti. Allora, segretario, sono ancora tanti purtroppo gli episodi che vedono incidenti e morti sul lavoro sul nostro territorio. Sì, sono tanti, vanno monitorati. Credo che da qualche mese a sta parte abbiamo iniziato a sperimentare la possibilità di poter inserire un nuovo strumento che è la patente a punti. È dal 2003 che noi come sindacato, come FILCA CISL a livello nazionale stavamo già cercando di inserire nei decreti 81 e nei decreti 106 del 2009 e del 2008. Oggi questo strumento è diventato realtà, pertanto stiamo andando avanti creando strumenti efficaci che possano garantire maggiore sicurezza sul lavoro e soprattutto migliorare la qualità del lavoro. Attraverso questa patente a punti anche le imprese si sentiranno più qualificate perché non avranno dei punteggi dove poi sul tema della sicurezza non devono comunque perdere punti. Un primo passo importante, segretario, ma la cultura della sicurezza è un obiettivo da perseguire principalmente con la formazione anche di qualità, soprattutto di qualità. Credo che va riformato anche il sistema dell'istruzione in Italia. La sicurezza è una materia che debba essere portata all'interno della scuola. Bisogna creare quella cultura della sicurezza. La cultura è quella formazione che le nuove generazioni possano crescere con l'idea che al di là di quello che sarà il proprio ruolo all'interno della società, abbia ben chiaro che la vita è un qualcosa di importante. In particolare la sicurezza in edilizia resta uno dei pilastri della vostra azione. Purtroppo sì, siamo forse i maggiori azionisti nelle morti sul lavoro per quanto riguarda il nostro settore. Ecco perché noi stiamo attenzionando molto più efficacemente sui cantieri attraverso gli enti bilaterali. Noi abbiamo anche i CPT, abbiamo le scuole edili, pertanto abbiamo degli strumenti e delle strutture che possono creare supporto all'INAIL e alla DTL per poter far sì che i controlli possano essere non più quelli solo ispettivi, ma creare una condizione di creare controlli dove alla fine andiamo ad educare, a formare le aziende e i lavoratori proprio sui cantieri. In conclusione su questo tema, segretario, noi abbiamo da poco un nuovo governo regionale. Quali sono le vostre richieste che porrete alla loro attenzione? Io credo che al di là di quello che sia il problema della sicurezza, che è un problema che riguarda un po' tutta l'Italia, non credo che riguarda solo la Basilicata, al governo regionale, alla nuova giunta, noi invece vorremmo proporre di creare una nuova piattaforma che guardi il rilancio di un'economia territoriale partendo proprio dalle aree industriali ASI. Perché credo che la Basilicata in questo momento non ha una piattaforma industriale che rilanci con obiettivi chiari che sono quelli di non dare il contentino oppure un'assistenza al cittadino per poter far sì di poter avere la bolletta gratuita a casa, ma noi dobbiamo mettere in condizione i cittadini di potersela pagare la bolletta. Pertanto, al di là del discorso della sicurezza, la sicurezza è un discorso che viene se c'è il lavoro. Se non c'è lavoro si crea un'insicurezza anche sociale, dove poi diventano problemi molto più seri. Assolutamente, segretario, è stato molto chiaro ed esaustivo, la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.